Siamo però nella stessa città per parlare di formazione con Sabina Nuti, rettore della Scuola Superiore Sant'Anna. Benvenuta con noi in collegamento con Skype. Salve, buonasera. E allora, su questo fronte, il tema appunto della riapertura delle scuole, delle università, di tutte le strutture appunto legate alla formazione, come diceva e come commentavamo poco fa anche con il sindaco di Firenze, se ne parlerà probabilmente a settembre. L'alta formazione però va avanti e come? Diciamo che l'attività della Scuola Superiore Sant'Anna prosegue, non si è mai fermata sia nell'ambito formativo che nell'ambito della ricerca. Quello che abbiamo voluto fare in questi ultimi giorni è di mettere a disposizione del sistema scolastico italiano una serie di lezioni e di tavole rotonde che abbiamo registrato negli anni passati nell'ambito delle scuole di orientamento per arricchire l'offerta formativa del sistema scolastico italiano. Sono a disposizione delle scuole, sono a disposizione degli studenti sui temi più importanti in termini interdisciplinari, come l'ambiente, come l'economia e quant'altro. Il futuro invece anche della formazione, come se lo immagina, cambierà probabilmente qualcosa in maniera radicale e per sempre? Direi che sicuramente abbiamo imparato che molto si può fare online e quindi certamente questo rimarrà. È stata una spinta obbligatoria a dotarci ed imparare a utilizzare questi strumenti sia sul fronte dei docenti sia sul fronte degli allievi. Credo però che mai una formazione online possa sostituire la ricchezza di un confronto in presenza e di una discussione tra i partecipanti, che certo si può fare online, è molto più complessa, molto meno fra virgolette spontanea, come può essere una formazione in un'aula, persone presenti. Quindi penso che dovremo imparare a convivere con una situazione che prevederà aule molto meno affollate e quindi turnazioni da un lato, e dall'altro però la possibilità anche di usare molti strumenti online. Quanti studenti sono rimasti in città? Perché la gestione anche dei fuorisede, insomma, per le amministrazioni, abbiamo letto in questi giorni, non è stata semplicissima. Ad esempio, nel primo giro di mascherine che sono state distribuite, si è dovuto ricorrere ad un canale specifico per gli studenti nelle città universitarie, a Pisa, a Siena e a Firenze, appunto. Per quanto riguarda la vostra scuola, quanti sono i fuorisede rimasti? Per quanto riguarda la nostra scuola, sono rimasti su Pisa nell'ambito degli studenti universitari 65 su 250 che sono i nostri allievi residenti, cioè che stanno nei nostri collegi. Questi ragazzi non sono potuti rientrare nelle loro case perché provenienti da zona ad alto contagio con casi di Covid in famiglia oppure perché allievi di medicina al loro ultimo anno. Gli allievi PhD, ce ne sono molti che sono rimasti a Pisa nei loro domicili, residenti fuori sede, che però ormai ritengono Pisa la loro città. E questo senza dubbio è anche un vanto, insomma, perché ormai vuol dire si sentono davvero cittadini di Pisa, cittadini della Toscana. Grazie per essere stata con noi.